Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di Sutori, un'applicazione web che permette di creare linee temporali tramite dei post organizzati in verticale contenenti testo, immagini, video, audio e anche quiz. Questa è la schermata home dell'applicazione ed è necessario registrarsi per poterla utilizzare. Questa è la dashboard del proprio account, dove è possibile trovare i progetti creati e organizzarli anche in collezioni. E per creare un nuovo progetto basta cliccare su Create Story. Questa è la schermata di editing. È necessario inserire un titolo ed eventualmente una breve descrizione, inserire un'intestazione, poi sarà possibile iniziare a creare la propria linea temporale premendo sul più. In questo caso permette di inserire solo testi e immagini perché le altre opzioni sono bloccate in quanto esclusivamente riservate a coloro che dispongono di un profilo a pagamento. Per ogni casella di testo vediamo che si può modificare lo stile del testo e andare a inserire anche una serie di media, quindi o dal proprio PC oppure tramite link o da Google Drive oppure registrando un audio oppure inserendo video da YouTube. La linea temporale può essere costruita in modo collaborativo e condivisa tramite link da inviare ad altri utenti oppure condividendola su Classroom e Microsoft Teams. Inoltre è possibile esportare i propri progetti in PDF e dare avvio a una presentazione cliccando sul tasto Present. Questo è un esempio di linea temporale riguardante la rivoluzione americana. E come è possibile vedere, Sutori è molto utile per esempio per i docenti che vogliono illustrare un contenuto tramite appunto una sequenza di avvenimenti, ma è anche molto utile per gli studenti che possono rappresentare in modo efficace quello che hanno appreso. Il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti.